Buongiorno, bentrovati. Oggi parliamo di come funziona l'intesa in FIFA 23 Ultimate Team. Ve la spiego con degli screen rapidamente e in maniera semplice ma chiara. Ogni giocatore avrà un massimo di 3 punti stelle intesa, dati dai legami che può avere con i suoi compagni di squadra, indipendentemente dal suo posizionamento, quindi non è più necessario che i giocatori siano a fianco, da nazione, club e campionato. Questa immagine vi chiarisce bene come è possibile ottenere i punti intesa. Quindi due legami di club all'interno della rosa vi danno già un punto intesa, mentre 5 legami di club vi danno 2 punti intesa. 8 legami di club vi danno 3 punti intesa. Possiamo chiaramente mixare club, nazioni e campionato. Quindi potremmo avere 3 legami dello stesso campionato, quindi vuol dire 3 giocatori della Serie A, uno di Milan, uno di Inter, uno di Juve, e avere un punto intesa a testa per ogni giocatore dovuto al legame di campionato. Poi, se questi giocatori hanno anche contemporaneamente legami di nazione, perché magari sono tutti e tre italiani, in quel caso abbiamo 2 punti intesa per ogni giocatore. Potremmo aggiungere un punto intesa a quel giocatore, a quei giocatori lì, aggiungendo un legame di club o altri legami di campionato e nazione. Quindi possiamo ottenere un punto intesa per campionato con 3 legami, o 2 punti intesa di campionato con 6 legami, 3 punti intesa di campionato con 10 legami, mentre sono uno in meno per quanto riguarda il club, numero uguale per quanto riguarda nazioni e campionato. Questo è un esempio chiarissimo. Alexander-Arnold e Robertson, due difensori del Liverpool. Come vedete, sono i due terzini, quindi non hanno contatto in squadra, però fanno comunque sia intesa, così come fa intesa un portiere con un attaccante. Hanno un punto intesa di club, perché sono i due giocatori del Liverpool, quindi già fra di loro si fanno intesa. Non hanno punti intesa per il legame di campionato, perché sono due giocatori da Premier League, ne mancherebbe un terzo. Quindi qualora inserissimo in rosa un terzo giocatore da Premier League, sia Arnold che Robertson acquisirebbero un punto intesa in più, diventerebbero due e non tre. E non uno, scusate. Per quanto riguarda la nazione, uno è scozzese, uno è inglese, quindi chiaramente non hanno legami in questo caso e soprattutto non hanno punti intesa. È necessario inserire almeno altri due giocatori scozzesi o due giocatori inglesi per dare punto intesa a Robertson o per dare punto intesa ad Alexander-Arnold. Una cosa importante da sapere è che le Icon e le Heroes fanno intesa con tutti. E per quanto riguarda il discorso nazioni, per esempio, valgono 2 punti intesa. Quindi se io collegassi un'icona scozzese all'interno della rosa dove ho Robertson, è sufficiente già l'icona, perché valendo 2 punti la nazionalità della mia icona scozzese, aggiungendo il terzo punto di Robertson, vado ad acquisire il punto intesa che mi mancava per la nazionalità. Questo è un altro punto che va a chiarire i vostri dubbi. Possiamo avere, come vedete, massimo 33 punti intesa, stelle intesa in squadra, che significa 3 stelle per giocatore. E noi sulla sinistra avremo un trafiletto come quello che vedete qua, con il raggiungimento e gli obiettivi per ottenere il punto intesa ai nostri giocatori. In questo caso vedete che per la Bundesliga ci manca ancora un giocatore, ce ne manca uno per Germania, ce ne manca uno per la Liga, ce ne manca uno per la Premier. E vedete infatti che Davis ha solo un punto intesa perché probabilmente c'è un giocatore del Bayern Monaco, così come Bellingham ha 2 punti intesa su 3, probabilmente perché ha già un legame della nazionalità inglese, come possiamo vedere sulla sinistra, e ha un legame dovuto probabilmente al campionato o alla squadra. Ultimissima cosa, mi sono oscurato, però questa è una schermata tipo di un'ipotetica squadra, un'ipotetica vostra rosa. E qui potete vedere sulla sinistra i vari legami completati o meno e i giocatori, ciascun legame che ha ogni giocatore e soprattutto quanti punti intesa hanno e quanti punti intesa mancano per poter raggiungere la stella aggiuntiva. Detto ciò, spero di essere stato conciso e super chiaro. Non dimenticate di lasciare un commento se avete ancora dei dubbi. Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo al prossimo video.